Benvenuti a Cosa Bevo Oggi. Abbiamo l'onore di avere il massimo esponente dello champagne in Francia, Oliver Krug, per la prima volta a Bergamo. Questa per me è un onore, veramente una cosa molto importante. Volevo chiedere se un altro anno era possibile strappargli una promessa per avere una grande serata con i grandi milanesi. I would love, but I don't make a lot of promises. Mi piacerebbe, ma io non faccio molte promesse. So, but I usually make one promise. People never forget their first sip of Krug. Non faccio tante promesse, come dicevo, ma una la faccio, è il fatto che la gente, le persone che hanno il piacere e la fortuna di assaggiare Krug non si scorderanno mai di una sorsa di Krug. Grazie. Santé. 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 Merci. Grazie. Beh, lasciamo commentare a lui il vino, che è il responsabile. E personalmente stiamo degustando la Grand Cuvée. La Grand Cuvée è l'anima della Maison Krug, è un'unione di vini che provengono da diverse annate, insieme alla vendemmia dell'anno precedente, creano un equilibrio incredibile. Vorrei approfittare del fatto che c'è Olivier Krug qui con noi per chiedere a lui che cosa ne pensa di questo vino, e magari farci dire qualche notizia che ancora neanche io so e che può essere utile per tutti noi. Olivier, would you like to explain anything else about the Grand Cuvée? I think this champagne was a dream of my great 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 grandfather. Lo champagne è stato il sogno del mio bis nonno, nonché il fondatore della Maison. He wanted to create a champagne that did not exist then. E il suo desiderio, la sua visione era quella di voler creare uno champagne che ancora non era esistito nel mondo dei champagne. Usually the great champagne have a vintage. Normalmente i grandi champagne hanno nella loro gamma i millesimati. And my great 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 grandfather was very sad because he could not make a vintage every year because you need a good year to make a vintage. E il mio bisbis nonno era molto triste perché diceva che non si potevano avere i millesimati tutti gli anni, perché avere un buon millesimato dipende dalle condizioni climatiche. And vintage are like the wines. Every vintage is different. So you may like one and like less the next one. E i millesimati di champagne sono come il vino, quindi ognuno è diverso dall'altro, magari te ne piace uno e magari quello e dopo no. E il millesimato che preferisci invece, visto che... Amicizio, preferite vintage. Un'annata magari poco conosciuta che però lui ha amato tanto. O che... maybe a specialia that maybe is not well known, but you... I think Krug makes very very few vintages, so all of them have their love story. Penso che Krug non faccia tanti millesimati e quindi io associo una storia simpatica, un aneddoto, un ricordo a ciascuno di questi molto piacevole. Because Krug is famous for his Grand Cuvée. Perché Krug è famoso per la Grand Cuvée. Which is the only champagne to go beyond vintages. È l'unico champagne che permette di andare al di là della concezione di millesimato. In this champagne you don't have the influence of one year. Non hai l'influenza di un anno in questo champagne, una sola annata. Because one year is one story. Perché un anno è una sola storia. And when you taste Grand Cuvée, you have like a firework of sensations. E quando degusti Grand Cuvée è come una sensazione di fuoco d'artificio nella tua bocca. So you feel the richness of 2000. La ricchezza del 2000 riesci a trovare. The intensity of 98. La intensità del 98. The elegance of 95. L'eleganza del 95. The exuberance of 96. L'esuberanza del 96. The spices of 90. Le spezie del 90. The purity of Clos du Mesnil. La purezza del Clos du Mesnil. In a glass of Grand Cuvée you have everything that champagne can offer. In un calice di Grand Cuvée tu puoi avere tutto quello che uno champagne può offrire. And for a cuisinier like you this is outstanding because you have so much versatility that you can play, and I know you will play very very far with the food machines. Ed è un piacere, penso, per chi sia in cucina come lei, poter giocare con la Grand Cuvée, con tutte le sue sfaccettature, perché in un unico champagne si può avere l'abbinamento perfetto. Infatti ai miei clienti dico sempre di scegliere il vino buono, che poi l'abbinamento si fa da solo. That's why I suggest to my customers to choose the best champagne and then the food pairing comes by itself. Thank you. Grazie mille. Arrivederci, grazie Oliver, veramente. Grazie di averci dato questa presenza. Grazie.